ballo di più. Note che volano come le stelle. La musica di oggi è sempre più bella. Perfetto, basso, ecco. Allora ragazzi, vediamo come scrivere un brano in 2 secondi. Sto scherzando, in mezzo secondo. Allora, adesso suono.com, ovviamente dovete registrarvi, ma è facilissimo, cioè insomma, è una normale registrazione a un sito. Io sono già iscritto. Quindi suono.com, insomma, se non riuscite a scriverlo andate su Google e scrivete suono.com. È semplicissimo. Guardate, qui ci sono già dei brani. Cioè è un nuovo Spotify, in poche parole. Ci sono dei brani che già sono arrivati a milioni di streaming, cioè di ascolti. Ci sono brani prodotti dall'intelligenza artificiale. Farò un secondo video in cui vi spiego come funziona l'intelligenza artificiale. E poi vi spiego alla fine perché. Quindi, noi siamo qui, create, possiamo scegliere se custom oppure no. Allora, qual è la differenza? Custom, scriviamo poche righe, mentre in non custom possiamo scrivere tutto quello che vogliamo, anche testo, titolo, ma noi proviamo quello semplice. Quindi, scriviamo in italiano, perché noi non conosciamo l'inglese, scriviamo in italiano. Quindi, crea una canzone dal titolo. La musica di oggi è sempre più bella. Dal ritmo reggae, magari scriviamolo bene, con influenze, mettiamo rock, pop, è un riff di tromba. Esageriamo. E facciamo create. Tac. Oh, vedete in basso le sta creando, te ne crea due. Questa è la versione free e abbiamo 50 crediti. Ogni brano è da 5 crediti, quindi in questo caso possiamo fare 10 brani. Se vogliamo fare l'iscrizione e scrivere, comporre, tra virgolette, miliardi di brani, basta fare subscribe, poi lo vediamo. Ecco qua, già creati i brani. Ascoltiamoli giusto per vedere cosa ha fatto. Tutto riff, basso, batteria, orecchiabilissima, batteria che batte nel cuore, chitarre elettriche, il testo lo inventa, un ritmo che non lascia, fa le melodie, la musica di oggi è sempre più bella. Tutto. E sento il mondo che gira, il testo, e testo, suoniamo forte. Poi basta fare coffee in song. E potete inviare un amico, vedete? Ascoltiamo un altro. Allora, ascoltiamo l'altra, vediamo com'è. Ci metto un po' perché. Quando la notte scende giù, accendo la radio e ballo di più. Note che volano come le stelle, la musica di oggi è sempre più bella. Perfetto, basso, ecco, caro.
oggi ditemi è voi, più bella, musicisti, produttori, arrangiatori, che fine faranno? Suoniamo forte questa sinfonia. Da una parte è bellissimo, stiamo sentendo un brano. Con il reggae che ci scalda l'anima, la musica di oggi è sempre più bella. Vedete, riff di tromba. Quindi capite che anche un ragazzino di 10 anni senza capire niente può fare musica in 5 minuti, in 2 minuti e mezzo può fare un album e pubblicarlo. Pensate che ci sono addirittura delle hit che sono state create con intelligenza artificiale. Ho parlato di questa cosa in un articolo su QN, Resto del Carlino, ora ve lo faccio vedere, però potete andare a cercarlo, andate sul mio sito Renato Caruso, basta andare su, vediamo, stampa, andate qui, io sono musicista, mi occupo anche di queste cose, quindi scienza, intelligenza artificiale. Vedete stampa, qui c'è il Resto del Carlino, qui c'è un articolo dove ho spiegato un po' secondo me qual è il futuro dell'intelligenza artificiale. Secondo me ci sarà un divario tra il vero artista, quindi l'artista che sarà considerato un dio, quindi chi sa suonare, chi è veramente bravo, farà la differenza, perché l'intelligenza artificiale renderà quasi tutti, secondo me, piatti. Quindi alcune intelligenze artificiali come queste su uno, l'applicazione sono diverse, saranno migliori di alcuni produttori fuffa, di alcuni musicisti fuffa, quindi saranno soppiantati dalle intelligenze artificiali. Quindi, avete capito il discorso? Quindi i veri artisti saranno sempre più veri, tutti gli altri andranno che da una parte. Visto questa, qui c'è, ecco l'articolo che vi dicevo, è uscito sul resto di. E perché mi sono occupato di questo? Perché mi interessa? Perché sempre sul mio sito potete trovare quello che feci nel 2006. Feci una tesi sull'intelligenza artificiale e la musica jazz. Cioè, ho studiato dei sistemi che riuscivano a improvvisare musica jazz. Sono laureato in informatica, oltre al conservatorio e altri studi. Eccola, qui la potete trovare, la tesi, da qualche parte, studio, ecco qua, tesi. Vedete? Qui, eccola qui, l'intelligenza artificiale e la musica jazz, 2006. Mi sono occupato di queste cose, 2006, poi per anni è scomparso tutto e poi è riemerso. Quindi in un secondo video spiegherò come funziona l'intelligenza artificiale, proprio come fa, non vi dico niente, perché insomma vi farò divertire, vi spiego come funzionano i nodi, le reti neurali, i pesi, tutte queste cose. Quindi la domanda è: posso prendere un brano e farlo mio? Allora, qui stanno studiando la legge sull'intelligenza artificiale, la E-Act, per capire tante cose, perché c'è chi dice che i diritti sono di Suno, c'è chi dice che i diritti sono a metà, però come fai a dichiarare alla SIAE che i diritti sono un po' di Suno e un po' tuoi? Cioè, non si capisce niente, cercate qualcosa. E vedete, insomma, vedete come sono le regole ora. Allora, qui c'è, tanti cosa fanno? Prendono spunto, poi li modificano, poi così, se uno serve solo la base, ovviamente non ti crea la base, ma tu puoi usare un altro software di intelligenza artificiale che ti separa le tracce, ce ne sono tante ormai, quindi togli la traccia del cantato e tu metti la tua, insomma. Così, puoi separare il basso, oppure si rifà una base, cioè, puoi prendere e fare tutto, però state attenti alle leggi, al copyright, perché non so. Qui a sinistra, vedete, ogni giorno potete fare circa 10 brani, perché ogni brano sono 5 crediti, potete fare la sottoscrizione, che costa pochissimo ragazzi, 10 euro al mese, cioè una cavolata, e avete fino a 2500 crediti, 500 brani, quindi insomma. Oppure potete fare quello, insomma, montri mensilmente, annuali, potete fare quello che volete. Poi
qui potete anche mettere un testo. Ora vi faccio vedere, ragazzi. Voi dite: non so fare un testo, non so scrivere un testo. Semplice, c'è già ChatGPT. Scrivo, diciamo, a ChatGPT: ciao, per essere educati. Mi scrivi un testo che parli di amore e amore, robot e filosofia, con strofe e ritornelli e uno special. Abbiamo ChatGPT, ragazzi. Oh, eccolo qua, il nostro testo. Fantastico, ragazzi. Quindi, cosa facciamo noi? Prendiamo questo testo e lo copiamo in Suno. Vedete, qui c'è titolo, stile, ci sono anche delle, insomma, delle etichette, quindi insomma flamenco, cioè, ecco lyrics, ok. Quindi dov'è? Eccolo qui. Spero ti piaccia, certo. Sei magico. Quindi noi prendiamo titolo, cuore meccanico. Tact. E dov'è? Ecco, cuore meccanico in titolo. Il testo. Possiamo decidere anche nei dettagli il minutaggio, gli strumenti, se, ecco, qui c'è la versione strumental, se è così, insomma, le scelte cose. Stile of music, noi diciamo, mettiamo, che ne so, pop cinematic, puoi scegliere anche il giro di basso, cioè puoi fare tutto. Pop cinematic, va bene, ok, a posto. Create. Vedete, ragazzi, in neanche 15-20 secondi crea due brani. Quindi immaginate, 15 secondi un brano, in un minuto 4 brani, 2 minuti 8, 2 minuti e mezzo 10, in 2 minuti e mezzo uno può fare un album. Cuore meccanico, vediamo che è successo. Ascoltiamo l'altra. Ah, che è anche la copertina, ragazzi, è una sorta di copertina. Cioè. E poi ho usato un altro software di intelligenza artificiale per fare il videoclip. Ci sono, no? Insomma, ragazzi, abbiamo capito. Se andate nella home potete scegliere un brano da ascoltare. C'è The Summer of Suno volume 2. Cioè, Suno fa delle playlist tutte create con l'intelligenza artificiale. Ascoltiamone una a caso. Guardate questa 2 e 2K e 7. Ok,
top categoria, per essere categoria. Vediamo. Guardate questo quanto va, 146.000, ascoltiamo questo. Puoi anche mettere dei brani e da questi brani puoi estrapolare dei dati, gli dici fammi un brano simile a questo, così si attesta ancora di più la rete. Beh ragazzi, in questo bel funk io direi vi lascio, se avete domande sono qui. Ma mi trasformerò anch'io in bot, diventerò anch'io. Oh, no.